Salve oscurità, mia vecchia amica, ho ripreso a parlarti ancora perché una visione che fa dolcemente rabbrividire ha lasciato in me i suoi semi mentre dormivo. E la visione che è stata piantata nel mio cervello ancora persiste nel suono del silenzio. Nei sogni agitati io camminavo solo, attraverso strade strette e ciottolose, nella luna della luce dei lampioni, sollevando il bavero contro il freddo e l'umidità, quando i miei occhi furono colpiti dal flash di una luce al neon che attraversò la notte e toccò il suono del silenzio. E nella luce pura vidi migliaia di persone, forse più, persone che parlavano senza emettere suoni, persone che ascoltavano senza udire, persone che scrivevano canzoni che le voci non avrebbero mai cantato. E nessuno osava disturbare il suono del silenzio. I come to talk with you again, because a vision softly creeping left the seat while home was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remained within the sound of silence. In restless dreams I walk along narrow streets of cobblestone, need the halo of a history lamp. I turn my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night, a touching sound of silence. Light a soul, 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people write a song that the voice that never shared, and now we're there. Distort the sound of silence. Fools say, I you don't know. Silence like a cancer grows. Hear my words the day I meet it you. Take my heart the day I admire it you. But my world like a silent raindrop fell, and the cold in the wells of silence. La sottile ombra sulla meridiana dell'antica piazzetta, una volta centro di vita e di attività del borgo medievale, segna il trascorrere inesorabile del tempo che racconta le vicende umane della nostra gente, con le sue magie, le sue ritualità, i suoi mestieri e i cambiamenti sociali che modificano i comportamenti che appartengono alla cultura della nostra comunità. Col tempo tutto cambia. Le generazioni si alternano ad altre generazioni e con esse cambiano i comportamenti, gli usi, le tradizioni e di conseguenza quella che definiamo la cultura popolare. E allora, attraverso il tempo, il pensiero corre alla ricerca di una memoria dove tutto sembrava migliore. Ci stia una volta e ci sarà sempre. Buonasera a tutti, io sono Giustino Parisse, sono giornalista e sono, mio malgrado, un amico di Mario Brasile. Avete ascoltato la
bellissima voce di Mario Massarotti, attore, esperto in comunicazione e tante altre cose che io sono andato a vedere sul suo profilo Facebook, una cosa infinita. E poi naturalmente lo sentiremo di nuovo. Iniziamo a parlare del libro iniziando dalla copertina. Una copertina molto bella e significativa, ideata da Paride Stella, che adesso ci dice come è nata questa sua idea per questa copertina. Prego, Paride. Io ho avuto modo di conoscere Mario un po' di tempo fa. All'epoca stavamo lavorando per un'iniziativa, per una mostra, okay, per la prima guerra mondiale, che è stata fatta qui a Castel del Monte. E da lì ho conosciuto la sua ambizione, no? di voler fare una cosa molto importante, quella di segnare la memoria, ok? Sappiamo che per le civiltà antiche una delle condanne peggiori era la damnatio memoria, ok? Quindi proprio la rimozione della memoria, una delle condanne peggiori, perché un popolo senza una memoria è un popolo che fondamentalmente non esiste. Oggi invece per noi fare questa sorta di delitto è una scelta, e dobbiamo a persone come lui l'intento di voler ricordare, di segnare con una traccia indelebile quella che è la storia di un paese che è fatto da persone, quindi la storia delle persone che fanno il paese stesso. Io ho avuto il compito di assemblare un po' il materiale, le scritte, i racconti, le didascalie, che diciamo che è stato per te anche un lavoro singolare, dove abbiamo voluto anche ibridare un comparto narrativo a quello che è meramente la redazione di documenti e l'assemblaggio di documenti. Voglio anche ringraziare pubblicamente i miei genitori, che mi hanno dato una grossissima mano a poter rendere questo lavoro possibile, ovviamente, perché loro hanno anche messo molta passione nel fare quello che io ho, diciamo, in modo più tecnicamente messo insieme. Quindi per me è stato un onore lavorare con lui alla creazione di quest'opera, okay? Grazie mille a tutti quanti. Grazie. Fra le mani si vede il libro e si vede questa meridiana e si vede quest'uomo anziano che sembra una ragazzina, a cui ombra si staglia su un giovincello che corre. Insomma, è il tempo che passa e che se ne va, e che Mario ha ricostruito in maniera encomiabile in questo libro, di cui poi fra un po' parleremo. Ancora la voce di Mario Massarotti. Ci stia una volta. L'uomo esce di casa a respirare profondamente l'aria pungente che sa di freddo e di neve per un inverno ormai avanzato. Chiude il portone alle sue spalle, si sistema il cappello, stringe meglio la sciarpa intorno al collo e si accende il sigaro con la volontà di chi si appresta a godere il piacere di una passeggiata per le vie del paese. Da poco sono passate le festività natalizie, il paese le ha vissute nella sua abituale normalità. Qualcuno è tornato e alcune porte si sono riaperte a far rivivere quelle stanze vuote per la gran parte dell'anno. Alcune case hanno segnalato col fumo dei comignoli quelle presenze. Il sipario è di nuovo sceso su quel teatro che è la vita del suo paese. Si rialzerà con la buona stagione, quando il palcoscenico si riempirà nuovamente di attori che reciteranno la parte di un nuovo atto scenico. Ora è tornato di nuovo il silenzio insieme all'anno iniziato da qualche giorno. Su qualche portone, su alcune finestre sono rimasti i festoni d'abete, gli addobbi, i nastri rossi con i quali si è voluto dare una nota di festa e di colore a quei giorni in cui, forse con qualche velo di ipocrisia, tutti si sono salutati, si sono abbracciati, tutti si sono augurati ogni bene, per poi riprendere col trascorrere dei giorni le vecchie abitudini, i quotidiani egoismi, le quotidiane debolezze, gli opportunismi, le sempre più rare virtù. Nonostante quella solitudine, l'uomo avverte dentro di sé una sorta di intima soddisfazione per quei momenti che lo portano a riflettere su che cosa è poi la felicità, se non la gioia di vivere i momenti della vita, attraverso l'intima soddisfazione delle piccole gioie della quotidianità.
un sorriso, un sentimento, un affetto, quel minimo d'altruismo, il piacere dei gesti di tutti i giorni, della loro ripetitività. E poi le piccole soddisfazioni dei doni che la vita ogni giorno ti offre. Non ultimo, il regalo di ciò che sei e di quello che fai. Il paese, così vivace nel passato, anche recente, sembra vivere una sorta di apatia, una indifferenza verso qualsiasi cosa diversa dalla monotona quotidianità, una sorta di pigrizia mentale che lo porta ad un generale disinteresse verso qualsiasi cosa che non sia uno stanco ripetersi di gesti e di azioni sempre uguali. Questo antico borgo selvaggio non riesce a scrollarsi la pigrizia di dosso che, come lasciò detto agli inizi del Novecento l'allora sindaco Maurizio Sulli, è la causa dei mali delle nostre comunità. Le volute di fumo, l'aroma, la fragranza del tabacco si spandono nell'aria e nel silenzio della sera che avanza. L'uomo, gustandosi quel sigaro, quella piacevole fumata, volge lo sguardo tutto intorno a rimirare i vicoli, le facciate delle case illuminate dalla luce delle lanterne. Lo sguardo corre giù verso il piano dove le ombre della sera ammantano i terreni e il bosco che copre le vicine colline. Più in là l'antica rocca e ancora più lontano i profili scuri delle montagne si stagliano nel cielo terso e luminoso del tramonto che, pian piano, cede il passo alle ombre della notte, con la comparsa di quella prima stella, che stella non è, e che comincia a brillare nel cielo, mentre in primavera occhieggia in quello dell'alba, tanto da essere definita la stella del mattino. Grazie, Mario. Io quando Mario me l'ha mandato, diciamo, in bozza, è un libro pieno di mille cose. Ci sono foto, credo che c'è tutta Castel del Monte in quelle foto, sono tutte le foto delle scolastiche, cose, cioè. E poi ci sono Mario Basile ricostruisce le storie di castellani che per motivi di lavoro sono andati all'estero, qualcuno è tornato, e una di queste storie è quella di Alfredo Scalzini, che invito qui. Non venisce più. Sì, forse puoi anche sedere qui dove stai tu, come vuoi, insomma. Dove sta Alfredo? Ah, eccolo qua. Allora, si può mettere un attimo qui, Franco sposta un attimo. La storia di Alfredo è la storia di tanti giovani di Castel del Monte che nel secondo dopoguerra sono andati in giro per il mondo. La cosa che mi ha incuriosito leggendola, diciamo, dal libro, è che lui in qualche modo è sempre tornato quel Castel del Monte, cioè è andato, ha fatto il falegname, poi ha fatto il ristoratore, però poi anche sempre tornato, in qualche modo c'è sempre tornato. Ecco, raccontaci un po', diciamo, in pochi minuti naturalmente, qui potremmo stare con te per tutta la notte, ma insomma, diciamo, in pochi minuti raccontaci un po' la tua storia e il tuo amore per questo paese. Beh, io come tutti i castellani vogliamo bene al paese perché ci conosciamo tutti, siamo tutti amici, e partire da qua è sempre stata una malinconia grande. Sono partito dopo aver vissuto 6 anni a Roma, arrivo a Melbourne, lingua diversa, cultura diversa, e i primi 3 anni non sono stati facili, e ambientarsi in quell'ambiente non è stato facile, e no. Poi piano piano, come tutti, comunque siamo andati, gli italiani si sono fermati, e oggi abbiamo un certo che di reputazione abbastanza, come si dice, favorevole. Il mio più grande dispiacere è stato quando hanno scoperto la luna e non hanno trovato gli italiani. Sì, perché l'Italia è un paese che non ha mai saputo guardare i suoi figli. È proprio un vero disastro. Non so quanti milioni di italiani sono all'estero che vorrebbero ritornare, ma purtroppo l'Italia non ci offre nulla che possiamo guardare in futuro. Non c'è altro da dire, guarda. Aspetta, ti voglio fare una domanda che si aggancia all'attualità, naturalmente poi decidi tu come se vuoi rispondere.
Adesso si parla tanto di migranti, no? Di persone che arrivano qui. Tu, come tanti altri, non solo di Castelldefonte, naturalmente, 50 anni, 60 anni, 70 anni fa, siete stati i migranti che siete andati a cercare lavoro all'estero. Com'era l'accoglienza degli italiani negli Stati Uniti, in Australia, insomma, soprattutto nei posti chiaramente dove si sta? Nel 56, quando sono arrivato io a Melbourne, veramente gli australiani erano contro l'immigrazione italiana, perché abbiamo combattuto contro di loro, c'era, e ci chiamavano con un soprannome Dago, che sarebbe la daga di chi usavano i romani. Quello era un soprannome che ci hanno affibbiato, no? E ci sono voluti parecchi anni prima che hanno conosciuto che veramente siamo dei lavoratori e ci siamo integrati e sappiamo, praticamente poi li abbiamo civilizzati con la nostra cucina, con il nostro saper fare. Poi ci abbiamo avuto una grande immigrazione dal Veneto, grande concretisti, costruttori, hanno fatto strade, grattacieli, roba che gli inglesi purtroppo sono locali, quelli australiani nati là, erano un pochettino pigri, lavoravano le loro 8 ore e poi non volevano lavorare neanche un minuto in più, mentre invece gli italiani no, erano tutto al contrario. È la storia di tutti praticamente, anche in Francia gli amici miei hanno fatto la stessa cosa. Quindi era difficile allora, è difficile oggi. Grazie, grazie davvero, grazie per tutto quello che ha fatto. Adesso parliamo un po' con l'autore, con Mario Basile. Allora io comincio con una cosa di cui abbiamo già parlato quando ci siamo incontrati qualche tempo fa. Allora, io non fumo, non sono un fumatore, e quindi guardo sempre un po' con sospetto chi fuma, ma non un sospetto tranquillo. Però capisco ancora di meno chi fuma il sigaro, come te. Siamo parecchie. Nel senso, vabbè, dico, boh, sarà. Ho capito che invece fumare il sigaro serve leggendo il primo testo, chi c'ha il libro lo può vedere, il primo testo che appare di sigaro. Però vabbè, dalla lettura, che abbiamo dovuto un po' accorciare, il ruolo del sigaro non si capisce tanto. Sostanzialmente è Mario che una sera d'inverno, credo comunque, esce con questo sigaro che gli ispira ricordi e pensieri e tira su questo bel racconto, perché poi una delle cose che mi piace dire e devo dire è che Mario sa scrivere, cioè non è il sindaco che fa le delibere, l'ha fatto per 25 anni, insomma. Poi si vede che si è convertito alla letteratura, riesce a scrivere, sa per scrivere, si intende anche dare emozioni, diciamo, far vedere quello che vede lui e riproporlo attraverso la scrittura e quindi farlo vedere poi a letto. Questo mai è il quarto libro. Probabilmente la tua vecchiaia la passerà a scrivere libri. Poco fa, un po' ironicamente, siccome mi ha dato la scaletta scritta a mano, che adesso veramente, cioè, mi ha detto no, ma sai, qui a Castelldefonte non c'ho il computer, non c'ho internet. E allora io ho proposto di scrivere il prossimo libro, Castelldefonte nell'era di internet, così vediamo come te la cavi. Allora, passiamo a te. Innanzitutto, vabbè, come nasce il libro, forse è anche facile immaginarlo, il tuo grande amore per questo paese, eccetera. Però poi il grande amore per il paese probabilmente ce l'hanno tutti, tutti voi che siete qui probabilmente ce l'avete. Ma Mario va un po' al di là, va alla ricerca di libri, di storie. E tra l'altro le storie che racconta Mario, per chi ce l'ha più di 50 anni come me, anzi ce n'è quasi 60, e lui c'ha qualche anno più di me, ma insomma la scuola era più o meno quella, le tradizioni erano più o meno quelle, quindi leggendo questi racconti, alla fine, anche quello che vedremo fra un po', le liti nei rioni, quindi molte cose le possiamo ritrovare a Castelldefonte come in altri paesi. Allora, comunque, iniziamo da questo. Come nasce questo nuovo tuo libro? Allora, diciamo che impropriamente è il mio libro, ma è il libro dei Castellani, perché il libro vuole dare emozioni, e vuole far rivivere la passione che uno ha per il paese,
una passione che spesso è tristezza e nostalgia, sapere un paese una volta così vivo e oggi purtroppo, e non è solo il caso di Castel del Monte, in tanti paesi nostri siamo ridotti a poche comunità. Ma la storia di un paese va al di là del paese, serve a incontrare, a far conoscere paesani come Alfredo Scalzini. Mi dispiace che oggi non ci sia Giorgio Aromatario De Grappa, che doveva stare qui, che mi aveva raccontato 2 anni fa insieme con Alfredo la sua storia di migrazione, di pastore a Castel del Monte fino a diventare un grande imprenditore edile a Toronto, e che per motivi familiari purtroppo non è potuto tornare, o Annunzio Petronio che è in Venezuela e non è potuto tornare per i motivi che conoscono tutti. Serve anche per rincontrare persone di cui si è sentito parlare così nei racconti dei nostri nonni. Quando uno si è fatta una casa bella, essa è la casa del brancatore, di fatto. E il brancatore, oggi sono riuscito a portarne un certo numero qui a Castel del Monte. I brancatori sono stata una famiglia come quella pure dei Sulli, di armentari. Poi ognuno, finita quell'attività, si è scelta un'altra strada. Giustino Brancatore è diventato un grande chirurgo, collaboratore di Stefanini e Baldoni. E ecco, oggi abbiamo dei rappresentanti, Gianluca e altri suoi cugini. Quindi serve a rimettere un altro pezzo della storia di Castel del Monte. Un altro pezzo nella storia di Castel del Monte, ma il paese è anche emozioni. Cioè, quando uno scrive una cosa pensi, e io mi auguro che leggendolo la gente faccia lo stesso, abbia la stessa visione mia. Quando io scrivo di Alfredo, sempre di Alfredo, di Giorgio, di altri che abbiamo scritto anche nei libri passati, il pensiero supera il paese. Ho scritto che fumando il sigaro, che è la serenità, la soddisfazione, il sigaro è. La sigaretta è il nervosismo, la vita frenetica di oggi. Il sigaro uno lo fuma al termine di un pranzo, al termine di un'attività che ti è data soddisfazione, eccetera. E quindi pensi, il pensiero va, supera i tetti di Castel del Monte, supera l'Italia, supera le montagne, attraversa i mari, gli oceani e va a finire a Melbourne, a Toronto, dove vive questi appartenenti alla nostra comunità che li senti tuoi. E quindi il libro è, spero che serva a far capire che siamo tutti parte di una grande comunità, anche se sparsi per il mondo. Questo libro però ha un altro aspetto particolare, perché si intitola Ci stia una volta, e non è che ci stia solo una volta Vovonna, quella che partì per l'America e non è mai tornata perché gli fece male il bastimento, ma è fatta anche della nostra infanzia. E quindi mettiamo in relazione il mondo di oggi, di internet, di Facebook, di WhatsApp, eccetera, con quello che era i giochi dei bambini di una volta, fatti di cose semplici, e di giocattoli praticamente inesistenti, costruiti da noi, la scuola, il sapere che una volta la scuola ti trasmetteva e che purtroppo oggi con difficoltà riusciamo ad avere. Quindi è una società che si evolve, secondo me si evolve per certi aspetti in negativo. Quindi voglio dare attraverso questa parte, questi racconti della scuola, dei giochi, delle pizze tragne, i racconti di un scurtuquine, delle streghe che ci raccontavano le nonne prima di andare a dormire, voglio ridare a noi un'emozione, mantenere una parte della cultura che oggi vediamo poi attraverso la rappresentazione come la notte delle streghe eccetera, di farla rivivere finché sarà possibile, e mi auguro che le nostre generazioni abbiano la capacità di trasmettere, di continuare a mantenere questa nostra cultura popolare.
sulle scuole, per esempio, ho fatto anche una ricerca, non è solo un racconto di Marachelle, perché ci stanno racconti di Marachelle, e a proposito di Marachelle vorrei ricordare un amico scomparso pochi giorni fa, di cui avevo pure parlato, Rodolfo, Boff Boff, mi piace chiamarlo col soprannome, il quale mi aveva raccontato tutte le sue marachelle, perché era uno dei ragazzi più vivaci di Castel del Monte. E purtroppo, ecco, non è presente proprio perché è scomparso alcuni giorni fa, con il nostro grande rammarico. Dicevo, nella scuola ho cercato anche di far rivivere quello che è stato il paese, perché la scuola non è solo i registri scolastici, non sono solo i nomi, sono i mestieri dei genitori di quei ragazzi. Quindi vedere come sono cambiati i mestieri di Castel del Monte, si passa dal vettoriale, il mulattiere, il contadino, eccetera, eccetera, fino al minatore, l'emigrante, eccetera, fino ad arrivare ai tempi nostri. Si rileggono le note dei maestri di scuola che raccontano le vicende anche spesso dell'Italia, dalla marcia su Roma al ritorno del 53 di Trieste all'Italia. Quindi sono spaccati in un certo senso piacevole, sentimentale, eccetera, ma un'altra parte di... Ci sono tantissimi episodi dentro questo libro. Per esempio, se proprio se ci vogliamo agganciare all'attualità, adesso si parla di vaccini sì, vaccini no, no? E lui racconta nell'ambito di quando appunto noi ragazzini ci facevano la rosetta, come dicevamo, insomma, che rimaneva tra l'altro per tutta la vita sostanzialmente. E, però io volevo fare un'altra domanda a Mario, più che altro per dargli un altro spunto per riflettere sul libro, e ripartendo proprio dalla copertina, perché la copertina fondamentalmente è fatta da Paride, in fondo è il racconto di tutto il libro. Basterebbe guardare quella per capire cosa c'è dentro. In questa copertina si vede un uomo, tu, che cammina e quasi esce di scena, e c'è questo ragazzo che è la tua ombra, che invece il gambetta e che vuole chiaramente iniziare la vita. E in questa cosa ci vedo molta nostalgia, naturalmente l'hai citata anche tu questa parola, e, però forse c'è anche un po' la preoccupazione per il futuro. Tu hai fatto il sindaco 25 anni in questo paese, sei attualmente ancora ben presente e attivo nelle varie attività culturali, e quindi la domanda che ti faccio è: questo paese, questi nostri paesi colpiti anche dal terremoto, con tutto quello che questo significa, che speranza hanno, che futuro possono avere? Vabbè, la copertina l'hai detto, la parte bianca mi spiegava Paride, quindi l'infanzia, l'ombra, il tempo che passa la meridiana, l'uomo che cammina e racconta e guarda verso un futuro bianco. Che futuro hanno questi nostri paesi? Questi nostri paesi, io per esempio ricordo quando è successo quest'inverno il terremoto e poi la neve, poi la tragedia di Rigopiano, eccetera. E ho sentito parecchi politici che dicevano: sugli Appennini ci abitano tanti milioni di italiani. Lo sapevamo. Ma cosa fa la politica nazionale, la politica regionale? Perché tu assisti alla tragedia di Rigopiano e assisti al fatto che alla fine l'ultimo fesso a pagare è il sindaco del paese. Io non entro nel merito della vicenda, se ci sono stati dei problemi prima, però l'unico a pagare è l'ultimo, il fesso, cioè il sindaco, che è quello a diretto contatto col territorio, con i problemi della gente, eccetera, e che non ha i sostegni, gli strumenti. Lo fanno capo della protezione civile, ma i soldi per la protezione civile chi li tira fuori? Lo spazzaneve non funzionava. Ma erano 2 anni che un mio amico mi diceva: lo sai che alla provincia non ci sono più i soldi per cambiare i pezzi? Qualcuno ricorda che erano state eliminate le province, e eliminando le province era stato tolto l'80% dei fondi? Possibile che queste cose si scoprono quando crolla il tetto della scuola, quando avviene questa tragedia di Rigopiano?
Rico Piano, sì, vabbè, noi ci andiamo una cosa troppo politica che non è il caso di affrontare, perché quando un sindaco di un paese vive una situazione disperata, che è la situazione sociale e politica dei nostri paesi, ti trovi ad affrontare tutte le difficoltà, vedi qualsiasi proposta di iniziativa, anche di un privato, come una sorta di miracolo e gli dici benvenuto. E spesso puoi commettere anche degli errori, degli errori di superficialità, perché è la disperazione che ti porta, cioè la disperazione è la tua voglia di fare qualcosa per il paese. E spesso commetti anche dei reati. Però siccome sei l'ultimo anello della catena, quello più debole, poi alla fine tu vieni processato, quello della prefettura nessuno la conosceva, non aveva capito bene, quello lì il responsabile della protezione civile regionale o della regione che doveva predisporre una serie di cose, se ne tirano fuori brillantemente e restano sempre gli ultimi. Quindi dici tu, ma questi paesi avranno un futuro? Questi paesi avranno un futuro innanzitutto quando ci sarà una politica soprattutto di incentivi fiscali per chi svolge attività in questo territorio, ma tu vedi Amatrice, Campotosto, Mondreali, capannoni crollati, le pecore schiacciate dai crolli, le mucche, ma che cavolo l'aiuta quella povera gente se non degli aiuti dello Stato? E quella è la cosa principale. E poi ci vuole la fantasia degli amministratori locali, ma non solo degli amministratori locali, perché quando io dico nel racconto la vita di una comunità è fatta dalla comunità, ognuno deve svolgere la sua parte. Puoi criticare il sindaco di turno, ma anche tu non puoi stare sempre affacciato al balcone a vedere che fanno gli altri e a criticare. E questo vale per tutte le cose, per le feste patronali, io lo dico tante volte ai miei amici. Qui ci sono ancora dei volenterosi che si danno da fare a fare le feste patronali, le sagre, le feste qua e là. Ma sono talmente pochi che si rischia il crollo effettivo se non ci sarà una... Ognuno è artigiano del proprio destino. Volerlo, abbiamo scoperto l'anima rivoluzionaria di Mario Basile. E, beh, abbiamo parlato di sindaci, abbiamo parlato di un po' anche di politica. Allora, qui c'è con noi un giovane vice sindaco, Ivan Di Pompeo, per un saluto e poi anche se ci vuole dire qualcosa di relativamente al libro e alla comunità. Buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio oggi tutti quanti che siete in questa piazzetta che è l'inizio della ricostruzione dopo il sisma del 2009. Ringrazio gli ospiti, ringrazio il colonnello Brancadoro che ci ha fatto una visita in questo borgo, ringrazio le forze dell'ordine che sono dietro di voi, che sono 3 giorni che praticamente lavorano per aiutarci a spegnere l'incendio di Campo Imperatore. E dopo ringrazio Mario, l'amico Mario, che ha fatto questo libro. Io l'ho visto, me l'ha consegnato questa mattina, quindi gli ho dato solo una sfogliata. È un libro fatto pieno di immagini quando le fotografie contavano, perché adesso non contano quasi più le fotografie. Adesso tutti quanti fanno migliaia di fotografie e rimangono ferme al telefonino. Mentre adesso lui ci fa riconoscere anche alle generazioni come me, che siamo molto più giovani di lui, ci ricorda quello che si faceva qui a Castel del Monte. Molte cose le facevamo quasi uguali, però molte cose si sono perse. E lo ringrazio perché praticamente questo insegna a noi come si comportava il vero castellano, come si comportavano la comunità castellana molti anni fa. E quindi grazie Mario. Grazie. Grazie per la lettura di alcuni brani. Allora, qui c'è Franco Narducci. Autore, attore, colonna del teatro dialettale aquilano e non solo aquilano, abruzzese e anche nazionale, e che ci legge un brano, una parte di un brano del libro, che è La Bufrina. Pantaloni, giacche e pesanti mantelli, le cappe, tutti di lana tessuta al telaio e vallicata per gli uomini. Le donne cambiano le calzette de chettone di cotone con quelle di lana e indossano le sciarpe anch'esse di lana
con le frange che dalla testa scendono a coprire le spalle che le mani femminili tengono chiuse davanti alla bocca a proteggere il viso dal freddo. È notte e la gente va a riposare. Si spengono i camini, le donne ravvelano la cena in un fuocone, così da conservare più a lungo la brace per mantenere all'interno della casa un minimo di tepore che stempera il freddo della notte, la quale si inoltra verso le ore più piccole. Il papà di Tonino, prima di accostare le scure della finestra e girare le naticchie che tengono bloccati gli sportelli sui vetri a proteggere la casa dal freddo, volge un ultimo sguardo verso l'esterno e mormora quello che vuole essere un messaggio ai familiari meno esperti. Ie notte fa la neve. Nelle case del paese, nascosto tra le montagne sferzate dal vento gelido della notte, scende il silenzio. Fuori, le folate del vento portano i primi fiocchi di neve che scendono soffici e silenziosi a terra in un turbinio che prolunga quel candido atterraggio sulle pince, sulle tegole dei tetti, arse dal sole di tante estati, sul selciato di pietre bianche, risultato del lavoro di spietramento di terre e scasci che danno alimento con i loro raccolti alla gente che vive in quelle case che degradano lungo il colle, al culmine del quale l'antica e maestosa torre campanaria fronteggia, fiera ed impavida, la bufera di neve che pian piano aumenta di intensità. La notte tranquilla trascorre in quelle case avvolte dalla neve e dal vento. Qualcuno, svegliandosi nella notte e ascoltando con l'orecchio teso il rumore dei pini della vicina pineta, scossi dal vento, abbandona il cantuccio del letto, va alla finestra, gira la naticchia, apre ruspurtiglie, pulisce col calore dell'alito e della mano il ghiaccio formatosi sul vetro e scruta la valle nel buio della notte. Ma la cortina di vento e neve ne ostacola la veduta. L'uomo torna a letto, massaggiandosi gli avambracci che già avvertono il freddo della stanza. Brrr, se scassella, fa la bufrina, replica alla moglie che gli aveva chiesto che tempo fa. La pallida luce del mattino squarcia il buio di quella notte invernale e apre la vista sul paesaggio a quanti appena alzatisi occhieggiano da dietro i vetri. La neve è da sempre motivo di preoccupazione per la gente del paese. Le strade bloccate, la difficoltà a camminare e spesso anche a comunicare. In quei momenti è bello stare tappati nelle case, in quelle case scaldate dal focolare dove scoppietta la fiamma che consuma i ciocchi di legna secca, o dalle più moderne stufe comprate con i soldi guadagnati durante un anno di lavoro nel tavoliere delle Puglie o con i muli in Piemonte o in Calabria. Il paese, ed in particolare il borgo antico, è pieno di abitanti e le sue strade si riempiono del bianco manto. I bambini da dietro le finestre, dietro i vetri coperti da ruglieglie che disegna arabeschi di ghiacci, quasi a formare fiori di cristallo,
sgranano i loro occhioni innocenti per guardare i bianchi fiocchi che copiosi scendono da indistinguibili segreti meandri di quel cielo bianco come il latte a formare quella caduta immacolata che il vento muove in turmini e biancanto i muri che ammucchia in reglie e arrigliatore muri bianchi di polvere cristallina che come sabbia rabbeleiano, ostruiscono o rabbelano porte e vicoli. Il vento, facendo volteggiare i fiocchi di neve, trasforma una quiete soffice nevicata in una violenta bufera, quella che i castellani chiamano la bufrina. È più di una semplice bufera ventosa, è la bufrina che alza, porta via i fiocchi di neve, che solleva da terra quel bianco lenzuolo, che spazza i gelidi fianchi delle montagne, spazzando i rami, facendo volare le tegole dai tetti di quelle antiche case, le cui mura sono strette da un abbraccio di neve e di gelo. La bufrina porta quei nembi bianchi a valle, ostruendo strade, viuzze, porte, usci, chiudendo gli accessi, rendendo difficile, quasi impossibile, il passaggio attraverso i vicoletti e le strettoie, e appara, occlude le bocche aperte degli sporti che portano ancora vive le tracce della presenza dell'uomo, testimoni viventi di antiche superstizioni, di riti e magie perse, ma pur sempre vive nel tempo. Grazie. Franco, splendida lettura, ho sentito freddo mentre leggevo. Allora, adesso Mario Massarotti ci legge invece quattro estratti, ne leggerà prima due e poi altri due. E diciamo fra i quattro ci sarà un intervento dell'autore. E il brano è Lira ed è uno dei brani più significativi, se non il più significativo del libro, perché racchiude tutta la filosofia, diciamo, di Mario. Lia è uscita di buon'ora da quella casa così grande che per tanti anni aveva ospitato i suoi antenati, i loro servitori, campieri, contadini e pastori. I passi della donna risuonano nel silenzio di quel mattino d'autunno, lungo l'antico sentiero che dalla Cona de Sant'Agnelie porta a Pedala Serra. Lia si ferma in raccoglimento davanti all'immagine di una Madonna Annunziata posta all'interno della piccola edicola votiva, la Cona de Sant'Agnelie, dove una volta sorgeva una chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, con una piccola statua di pietra dedicata al santo. Ora esposta nella chiesa di Santa Caterina dentro il paese antico. Gli scarponi di Lia avanzano tra sterpagli e ciottoli che denunciano lo stato di quel sentiero che da tempo non vede il passaggio continuo, quotidiano di quella gente laboriosa che in quei luoghi pietrosi, scoscesi, tra quelle vallette, insenature, coppie di terra, ha trovato ragioni di vita e di sostentamento. La donna li sposta con la punta del piede, quasi a voler scacciare, insieme a quei piccoli ostacoli che rappresentano il segno dell'abbandono, i ricordi struggenti che le riempiono la mente. Avverte uno scalpiccio che la raggiunge da dietro le spalle. Si volta. Un volto a lei noto avanza sulla sella di un cavallo. «Papà!» Il sorriso dell'uomo la invita a salire sulla groppa. Le sue gambe di fanciulla non le consentono di salire, ma la mano forte di papà la tira su. Sente il caldo del cavallo, aspira quel buon odore di cuoio, di velluto che emanano quei filimenti, quella giacca verdone sulla quale poggia il viso, mentre le braccine si stringono attorno alla cinta, alla vita di quell'uomo che ispirava tanta sicurezza, tanto affetto. Scendono insieme, così abbracciati, lungo quel sentiero, tra cespugli di rosa canina
con le sue sbrene, quelle bacche rosse che brillano al sole tra tutto quel verde di foglie che giorno dopo giorno cominciano a virare verso il giallo autunnale. In lontananza, lungo i dossi che degradano verso la strada che sale a Cannatine e Villa Santa Lucia, le foglie palmate delle acace cominciano a colorarsi di giallo e di rosso vermiglio. Lo sguardo di Lia spazia tutto intorno ad ammirare il paesaggio che l'accoglie, i muri a secco che recintano spazi ormai incolti e selvatici, le capanne di pietra dove trovavano rifugio i pastori. Segue il volo delle farfalle, che animano il silenzio della campagna, dei piccoli appezzamenti coltivati, ricavati strappandoli a quella natura selvaggia e pietrosa. Rovi, erbacce oggi regnano su quelle vallette silenziose e abbandonate. Le farfalle volano basse nell'aria, atterrano sui cardi dagli spinosi fiori rossi. Gli occhi stanchi, ma sempre curiosi di Lia, le accompagnano quasi volesse dir loro: volate voi che potete ancora farlo, non vi fermate davanti al primo ostacolo. Potete sbattere le ali contro di esso, ma poi riprendete il vostro volo in piena libertà. Non lasciate nulla al rimpianto. Lia, in quei voli, rivede la propria vita. Un volo dalle ali rese pesanti dalle oppressioni, dai condizionamenti, dai pregiudizi, da un eccessivo affetto paterno, a cui lei si era inconsciamente piegata, pensando che lo facesse per darle il meglio, che le ha tarpato giorno dopo giorno quelle stesse ali che avevano voglia di essere leggere, desiderose di frusciare liberamente nell'aria della sua gioventù, andando magari a sbattere contro il muro delle difficoltà quotidiane per poi di nuovo librarsi nel cielo della libertà. Giorno dopo giorno invece sono diventate sempre più pesanti, fino a farle perdere la forza, la voglia di sollevarsi da terra e farle vivere la gioia piena della vita. E così è rimasta a terra, ferma e ormai sola. Dunque, prima di rispondere alla tua domanda, permettimi di dire al pubblico che qui abbiamo un'esposizione di oggettistica delle scuole, dei giochi di una volta, anche un vecchio banco abbiamo recuperato grazie a Nicola Giustizia, lui è andato a trovare le parti di Calacio, ma anche tanti altri amici, e quindi si rivive un pezzo di infanzia e poi alla fine ci sarà un piccolo rinfresco, perché sennò tutti se ne vanno e poi io e te ci ubriachiamo. Chi è Lia? Allora, Lia, il nome l'ho preso da Canne al Vento. Lia era una delle figlie di Don Zame. Lia in Canne al Vento è la figlia ribelle, perché le altre sottostanno a questa educazione paternalistica di Don Zame e restano sole nella loro vita. Lia invece fugge dal paese della Sardegna e va sul continente, dove per raggiungere il suo amore, da cui avrà Giacinto. La nostra Lia, purtroppo è una Lia diversa, è la figlia di una famiglia benestante, che rimane purtroppo vittima di questo genitore opprimente, che gli vuole far avere un buon partito, ma alla fine quello no, e rimane sola. Rimane sola quando rientra in questa casa, dopo questa passeggiata da Sant'Agnese fino allo Stungone, lo diciamo noi in dialetto, e ritorna in questa casa che è uno dei palazzi della piazza di Castel del Monte, di Sulli, Brancadoro, uno di questi palazzi può essere. E questo palazzo che una volta, questi palazzi che una volta erano la vita culturale, economica del paese, adesso sono vuoti, perché quello è morto, il papà è morto, l'altro si è sposato, l'altro ha inseguito un'avventura galante, e Lia si ritrova da sola a vedere questo palazzo vuoto di persone,
con nel muro le ombre dei quadri degli antenati, le ombre dei quadri degli antenati, dei tegami quando si facevano le grandi feste, eccetera, gli affreschi che una volta, parliamo della fine dell'Ottocento, quando questi palazzi sono stati fatti e si parla alla fine del libro, erano proprio l'esplicitazione del benessere di quelle famiglie, oggi cadono a pezzi. Io scherzosamente dico: Venezia ha perso la gondola, Napoli ha perso il pino, perché cadono a pezzi per infiltrazioni di acqua, eccetera. E Lia si ritrova sola, con un fallimento praticamente della sua vita, eccetera, e gli torna in mente la voce di Grazietta, colei che faceva la serva in quel palazzo, che gli raccontava quando lei era bambina, cestia una volta, puntini puntini. Attraverso la vita di Lia, attraverso la passeggiata di Lia, Lia si trasforma, diventa bambina, rivede il padre, rivede il nonno, ricorda la storia del paese, quando lei, salendo sul cavallo, sente l'odore del cuoio, della sella del cavallo, l'odore della giacca del padre, il nonno con il panciotto e l'orologio, il cappello, quello teso di una volta, che vanno a festeggiare un grande avvenimento per il paese, l'arrivo del progresso, l'arrivo dell'acqua da Campo Imperatore, questo paese in festa che aspetta poi in piazza l'arrivo delle autorità, eccetera. Quindi attraverso Lia, diciamo, ripercorriamo anche una parte del paese, e attraverso Lia, purtroppo, come dicevo prima, assistiamo alla decadenza di, che non è tipica di Castel del Monte, capito? I grandi palazzi in Sicilia appartenenti ai principi di Salina, eccetera, i palazzi di Noto, di Bagheria, eccetera, hanno fatto più o meno la stessa fine. È un racconto che, leggendo, a me mi emoziona proprio perché viviamo degli aspetti importanti di una vita, però di una donna che non ha partecipato alla festa della vita, perché la gioventù è la festa della vita, come diceva pure Paolo Villaggio, recentemente scomparso, è la festa della vita. Lei non ci ha partecipato, ma questo non la esime dal dire ai ragazzi, guardando le farfalle, di dire ai ragazzi: volate come volano quelle farfalle, potete anche battere le ali contro un muro, contro un ostacolo, ma poi rialzate e continuate il volo, perché la vita è fatta di questo, di ostacoli da superare, e in questo momento in cui gli ostacoli sono tanti nella vita, purtroppo, dei nostri giovani, e occorre veramente uno spirito veramente costruttivo, che spero i nostri giovani abbiano. Allora, adesso tenetevi bene sulle sedie, perché c'è un momento, secondo me, bellissimo, a parte la lettura che adesso ci farà Franco. Io l'ho vista in prova, ero arrivato un po' prima, credevo che fosse vera la situazione, mi stavo spaventando, veramente una bella cosa. Allora, intanto Franco ci legge Cimaldetta, che è appunto lui nel libro, Cimaldetta, che è il racconto della vita di vicinato, dove appunto a volte c'erano anche degli scontri. Allora sentiamo Franco e poi vediamo questa bella cosa. Ci maldetta, ci sfortunata. L'estate è nel pieno del suo splendore. Le donne sono sedute sul muro che costeggia la strada del vicinato. Le più giovinette parlottano tra di loro e ridono mentre ricamano a rotularette federe e lenzuola che costituiranno la loro dote quando saranno spose. Una bambina gioca con un'altra invitandola a indovinare in quale mano ha nascosto un bottone rosso. Dopo averlo nascosto, tenendo le mani dietro la schiena per non far vedere,
mulinando le mani chiuse, sfida la compagna con l'indovinello. Quacquarella, quacquarà, quale mele devo capà? Le mamme, le nonne sono all'ombra, sulle sedie, appena fuori l'uscio di casa. Govonna fa la calzetta, Peppina scarta la lana lavata per poterla poi filare come sta facendo Coccola dall'alto del muro. Erminia de Netare sferruzzando un nuovo pedalino che sta facendo per il marito. Ha lasciato il piccolo spazio del forno del ballo, ormai invaso dalle ombre del tramonto, e camminando e sferruzzando si va a godere quell'ultimo tepore solare che ancora scalda la gradinata di pietra che dalla chiesa scende verso Ruquab Croce. Mentre scende le prime scale, sciurta le galline di Adolfina per evitare che le calpestino le lenzuola stese sulla pavimentazione di pietra per la Lucia. Lucia. Zia Erneste, che abita lì vicino, si diverte a prendere in giro la donna con la cantilena. Adolfina, Adolfina, mette l'acqua alle galline. Le galline fanno l'ova, la Adolfina non le prova. Pasqualina, che in paese appellano col soprannome del trappetare, poiché suo padre aveva un trappite, un frantoio per la produzione dell'olio, appoggiata al muro vicino all'uscio di casa con i ferri corti, sta cucendo delle calze di cottone a una pianta imbottita per fare un paio di scherpine, calzature che lei indossa non solo per andare nei campi, ma anche per tutti i giorni e per non consumare le scarpe che mette solo in occasioni, in alcune occasioni. Mentre Maddalena, con mare di zia Nunu, sbocconcella un tozzo di pane accompagnato dal dolce sapore della ficura, un fico. Mentre il sole tramonta, gettando le lunghe ombre delle case negli spiazzi e lungo le strade, passa davanti alle donne una figura femminile. Cammina silenziosa, quasi si vergognasse della propria presenza, quasi non volesse disturbare. Il viso smunto, magra, nel suo vestito nero scolorito dal tempo, dall'uso e dalla povertà, passa portando sulla testa un fascio di turturella. Le donne del paese la chiamano letterina e sanno che è talmente povera che per procurarsi un po' di legna per l'inverno si affida alla bontà di qualche vicino di casa o dei mulattieri che lei aspetta alla cona di Sant'Angelo. Questi, tornando dai boschi di Valle Caterina con i muli carichi di legna e frasche, conoscendo le difficoltà della donna, la gratificano. Chi con due pezzi di legna, chi con una frasca di ramo, affinché lei possa formarne un fascio sostanzioso da portare a casa e farne provvista per quando arriverà il freddo. Alcuni anni dopo, questa donna morirà nella sua solitudine nella casa del Colle. I carabinieri, chiamati dai vicini allarmati per l'assenza della povera donna, scorgeranno il suo corpo ormai esanime a terra attraverso la guadarola della porta. L'Elena sta fuori appoggiata al muro, le braccia conserte, apparentemente sfaccendata, perché ogni tanto, tra un pettegolezzo e l'altro, corre in casa per mescolare nella pegnata i fagioli per la minestra che costituirà la cena per il marito al ritorno dal lavoro. Si distrae facilmente l'Elena perché la curiosità di sentire i pettegolezzi delle vicine è più forte della necessità di mescolare i fagioli che stanno bollendo. Si sente uno sfrigolio sul fuoco. L'Elena corre. Che bozze, narraiane, sbugliute! Le vicine ridono, conoscendo il vizio della donna, un vizio antico che la porta,
sin da quando era giovane, a voler conoscere i fatti della gente e non tenerli mai per sé. Vai. Io non
carta aggiuntiva per le feste. Ma sai come sa quel tu dici tu, lo so. Tu dici, certo, sembro peggio, sai, cioè, lì, proprio, ma la buona, sa quel dico. Castasse no, pur la Ave Maria. Via, via, ognuna alla casa sia. Cassosa, ma anche pettegole e perciò litigiosa del vicinato, che ogni giorno torna ad animarsi delle voci, dei rumori, dei lavori quotidiani, dei colori, dei panni, delle lenzuola stese ad asciugare sui lunghi spaghi da un muro a un altro, ad essi da gli acchiappareglie del fumo del fuoco che fa bollire nelle callare le pummadore a pezzi da conservare nelle bottiglie per fare il sugo quando arriverà l'inverno. Fumo che annerisce gli sporti lasciando negli anni la traccia di quelle presenze di vita. Scusatemi per il dialetto che non conosco, per cui... Mario Massarotti, che ci legge un altro brano del libro, Luoghi di incontro. I luoghi di incontro dalla cantina alla sala Aurora al Papillon Club. C'è stia una volta una cantina bella, da tutte era chiamata Monte Lebbre. Era una cantina bene o male dove la sera si cantia sempre. Tra un bicchiere, un mucci che una licetta, passia nella serata allegramente. Un bar è tutta un'altra cosa. Così Nino Sericola della Volpe, classe 1929, esaltava nel 2014 i piaceri inversi della cantina. Se nel vecchio West il saloon era il luogo di ritrovo di avventurieri, giocatori di carte, bari, di grandi bevitori di birra e whisky, nei paesi, e soprattutto in quelli di montagna, la cantina è stata sempre considerata il luogo di aggregazione, di socializzazione, di incontro, di contadini, mulattieri e pastori che lì si riunivano dopo una dura giornata di lavoro. La cantina è il vino, è la scopa, rutressette, la passatella per fare rupatrona e poter fare olmo, ovvero non dar da bere con i soldi messi da tutti a chi non ti è molto simpatico o spesso solo per fare un dispetto inatteso all'amico. Nella cantina gli uomini sorseggiano il vino dai bicchieri di vetro mentre fumano fino al completo consumo quei mozziconi di sigarette che reggono tra le punte del pollice e dell'indice ormai ingiallito dal fumo. Li custodiscono, una volta spenti, nel taschino del panciotto, per poi riusarli, amalgamandomi il tabacco in una cartina per farne una nuova sigaretta. Sono mulattieri, pastori, muratori, che parlano del lavoro di quel giorno e dell'indomani. La cantina per i castellani è Decilio, e il circolo dopo lavoro Enal degli Ogli e de Scalzini, poi rilevati da Recciot, e Alfredo Rucandenere, e Catarina Rucandenere, e Ermanno de Vesella, e sua moglie Maria de Scalzine, che con la sorella di lei, Tresina, gestivano una sorta di locanda della via che conduce alla chiesa di San Rocco. Il bar è la variante moderna del caffè di fine Ottocento, e il loro avvento ha portato ad un concetto di luogo d'incontro più raffinato, più signorile, con i suoi liquori sorseggiati nei bicchierini, il vermouth, la sambuca, con il classico chicco di caffè, la cosiddetta mosca, e i gelati da 5-10 lire preparati per noi bambini da Bicetta e da Telinda.
Il bar negli anni 60 diventa per i giovani di allora anche il luogo per ascoltare le novità discografiche, scegliendo i brani in quelle macchinette luminose e colorate, premendo quei tasti secondo la combinazione A4, C7, al prezzo di 100 lire per 4 canzoni. È il jukebox, da tempo attivo negli Stati Uniti d'America. È un modo per sopperire alla mancanza di un giradischi, proprio per via delle precarie condizioni economiche delle nostre famiglie. A Castel del Monte il jukebox si trova presso il bar Albero Bello, così chiamato perché posto in un locale prospiciente il grande albero dell'abbeveratoio, di Ennio Scarot. Troviamo il jukebox anche presso il bar Aurora, di Bicetta e Francesco, ubicato nel piazzale del Lago, Rouloc. Nel 1970 Bicetta e Francesco comprano la cosiddetta Casa dei Combattenti, realizzata e mai completata dall'ingegner Don Orazio Giuliani, e ne fanno una sala giochi a cui al bar Aurora, da loro gestito, danno il nome di Sala Aurora. La sala ospita un'esibizione del complesso musicale castellano, i Rally 13, con ingresso a pagamento che serve a coprire i debiti del gruppo appena costituito. Indossavamo pantaloni neri a zampa di elefante, come andava allora di moda, e delle camicie bianche con dei fiori che ci avevano sistemato Ernesta Giuliani e la mamma Siria, ricorda il batterista Bruno Gentile. Marcello D'Angelo, il chitarrista, riferendosi ad una delle tante occasioni artistiche, rammenta: quella sera cantai Wes perché Alfonso Tritasole, il nostro cantante ufficiale, non riusciva a cantare in quanto il brano aveva una tonalità troppo alta, rifugiandosi nella melodica Gli occhi verdi dell'amore, dei profeti. Io mi esibì nello scatenato Il ballo di Simone, di Giuliano i Notturni, ci racconta Gregorio Pelini Moretto, bassista del gruppo. La Sala Aurora diventa ritrovo dei giovani castellani per ascoltare le canzoni al jukebox, giocare a biliardino e a flipper, mangiare le patatine e corteggiare le ragazze, ballare con quella del cuore lontano dagli occhi indiscreti degli adulti. Per questo motivo Bice aveva messo delle pesanti tende alle finestre e all'ingresso, per evitare dall'esterno gli sguardi indiscreti degli adulti, soprattutto delle mamme alle quali Bicetta impediva persino l'ingresso, per cui le stesse erano costrette a chiedere: «Me chieme, falla sci!» Allora, siamo praticamente quasi alla conclusione. Adesso Franco ci legge una sua poesia, Agli quadrani de Mo. E poi la conclusione sarà di Mario Massarotti, perché prima mi sono dimenticato di farti leggere gli ultimi due brani di Lia, che dovevano essere letti dopo l'intervento dell'autore. Li leggiamo dopo la poesia di Franco, e credo che ci sia, stia anche bene a conclusione un po' della serata. E poi, ultimissima cosa, a parte la musica finale, Mario lo facciamo risedere sul banco, gli facciamo scrivere qualcosa al banco dell'elementare. Vai, fa. Allora, questo ha voluto Mario che la leggessi, forse perché è un ricordo pure questo. Mario? Agli quadrani de Mo. Nao te me ricordo da quadrano, solo a vedere una bella persechella messa in treccino tutte le budella, e comenzai a sentire che cose strano. Allora pensai a come tenia fame, che te ne adite, attaccai un botto, e dopo tante tante esitazioni, signorina, la posso accompagnare? Non era tanto rara la risposta: se ne vada, se no lo esci a papane. Oh, fregate, sono gli da recapane, mezzaglio mazzo proprio la più tosta. Però ci stia chicuna che per usanza se faceva ritirambo la garzetta. Bastia che non avessi troppa fretta, bastia anziste un poco, avevi costanza, e piano piano te potevi allargare. Quando è che se potevamo rivedere? Mi piacerebbe di stare poco con te, domenica potremmo ir a ballare. La cosa, se accettea, era bella e fatta. Così, già dagli primo appuntamento,
galeotto, un ballito ben violento, la giacchetta attillata, la cravatta, guancia a guancia, tanto non si sudea, se sussurrea all'orecchia che parola, se prima non te se smorzea alla gola, se no zitti, però se ci stregnea, se rimanea cucinta, appiccicati, per ore sopra quella matonella, come la carta con la caramella, pure entramente veneno cagnati da quegli che erano, da quegli che era timido o scocchiato, agli piatto i 45 giri. Se recavano gli angoli più neri, piano bacitto senza essere scocciato, sempre se quella citola ci stea. O cori arpini, o musica leggera, gli balleamo tutta la maniera, che la musica non ci disturbea. Ma capitata chi a una discoteca, ballà quello de mo, ma che sta a di? Si guadani non sanno che vuol di, hanno confuso balle e mosca cieca. Una borgia degli inferno, un casino dove la quale non capisci niente, mezza più fume, una fregaccia e gente embriaca e senza bese poco vino. Confondi maschi, femmine, neutrali, fra dissi non si dice una parola, tra vin, le birrette e Coca-Cola, puri normali, sempre non anormali. Ognuno agli altri pare tale e quale, con gli aiuti degli un basticamento, per tutti arriva il divertimento, ma non il vero, figlio virtuale. Così mi viene poco da pensare, se è vero che gli effetti dessi intrugli e piglio di distruggere i cervelli quattro anime, ma chi ve lo fa fa? Perché non riprovete l'emozione di fermare qualche bella perseghella, di fare il ballo della madonella, degli appicciati a ballo alla stazione, alla villa, ai vinucci, ai castello, e loco po' con la complicità di quella luminosa oscurità assaporasse quanto può essere meglio. La sete perde, droga e compagnia. La vita è bella nonostante tutto. Come un pazziareggio che sa rotto, non la iettete, è una gran fessaria, come un cincio mezza a qualche via. Lia apre il cassetto di un vecchio comò. Coperte di polvere, sono ancora conservate foto di famiglia, carte ingiallite dal tempo, diplomi decorati. Parlano di un passato di proprietà, di terreni, di pascoli, di armenti, di riconoscimenti che appartengono ad un glorioso vissuto. Del tempo in cui i suoi avi erano l'anima dell'economia e del potere del paese restano solo palazzi, alcuni dei quali hanno cambiato proprietà. Gli eredi di quelle famiglie benestanti non si sono presi cura di quel patrimonio. Grazie a quel benessere hanno potuto studiare in città e hanno intrapreso altre professioni. Chi è diventato medico, chi avvocato e chi si è infatuato di una splendida indossatrice e per quell'amore ha venduto la casa dei propri avi e poi i mobili, gli oggetti che erano la storia della famiglia. Seguendo quella donna è una vita dispendiosa. Chi ha dissipato la propria parte del patrimonio col vizio del gioco. Anche Lia aveva vissuto il tumulto dell'amore che la scombussolava tutta quando incontrava lo sguardo di quel giovane garzone che la mattina si presentava al cancello d'ingresso per consegnare le mercanzie che la famiglia aveva ordinato. I loro sguardi si cercavano, le mani si sfioravano, si toccavano in quel passaggio di pacchetti, in quei pochi attimi prima che l'idillio silenzioso cessasse con l'arriva dell'anziana donna di servizio, Grazietta, ancheggiante per gli inevitabili acciacchi dell'età. L'amore di quel padre troppo possessivo, troppo protettivo verso la giovane, aveva finito per ingabbiare la libertà, le scelte di Lia, fino a diventare opprimente per quella figlia che secondo il parere paterno meritava ben altro partito
il buon partito del desiderio paterno non era mai arrivato. Così gli anni giovanili, mentre altri giovani del paese si accasavano, per lei erano trascorsi dentro quelle stanze chiuse, tra le faccende familiari, tra madri, zie, nonni, servitù anziana. Il fresco spirito della libertà si era pian piano assopito con l'aggrinzirsi della pelle e la scomparsa delle prime rughe, con l'avanzare del grigio tra i capelli, mentre intorno a lei cominciava a sfoltirsi la presenza di quei familiari. Anche il papà, che aveva ostacolato le sue scelte di gioventù, l'aveva lasciata sola ad aggirarsi all'interno di quelle stanze sempre più vuote e tristi. Lia chiude ancora una volta gli occhi perché la mente possa correre liberamente tra le pieghe dei ricordi. Chiude la porta alle sue spalle, si appoggia esausta ad essa in un atto di sfinimento, di rimpianto per una vita che è passata veloce, mentre lei correva affaccendata da una stanza all'altra, sfuggendo, senza consapevolezza, l'amore che poteva riempire la sua vita e la sua vecchiaia. Ricorda le stanze piene di voci di amici con i quali giocava a carte, coi quali discuteva dell'ultimo romanzo letto, dell'opera vista nei teatri di Roma o di Napoli. Assapora il gusto amaro di essere ormai unica ed ultima testimone di quel passato glorioso che ora appartiene solo ai ricordi, alla memoria del suo paese. Quel passato di benessere le fa comprendere come la vita di ognuno è fatta non solo di case e di patrimoni, ma anche di valori, di emozioni, di affetti, di quelle piccole gioie quotidiane che danno all'animo il dolce piacere di una vita realmente vissuta. Gli occhi le si riempiono di pianto, mentre la memoria le fa riascoltare la voce di Grazietta, la donna che faceva la serva presso la loro casa di signori, che quando era bambina le raccontava: c'è stia una volta. Grazie. Questo è un sussidiario, si chiama l'aratro, cioè i bambini già avevano capito qual era il destino. Poi ci sono qui dei quaderni simpaticissimi, i consigli della nonna, le tabelline, lo zoo, Durbans, che era una specie di Superman, però la reclama della pubblicità del dentifricio. E un uomo quasi extraterrestre, però che viveva una vita di avventura nel selvaggio West. Poi ci sono, ecco, squadre, i miei colori elementari, le pagelle, c'è questa, chi non ricorda la bambola sul letto? No, io no. Poi ci sono dei ricordini delle prime comunioni, le bomboniere di plastica con 5 confetti dentro. E lì ci sono i fumetti da Tex Willer, Capitan Mickey, poi ci sono una serie di dischi, 45 giri di cui si parlava prima. Gregor, dimmi i titoli. In ginocchio da te, acqua azzurra, acqua chiara, cuore mare, sapore cuore mare. Vabbè, ricordi di chi ha vissuto, diciamo pure intensamente, della gioventù. Ci sono gli album delle figurine della Ferrero, chi si ricorda Tom, 10 lire, dove si staccava la figurina, si attaccava all'album, e quando avevi fatto 50 album, cioè una frega di soldi, ti davano una tenda indiana, la carta. Beh, vabbè. No, qua vedo Tex, proprio i primissimi numeri. Sì, questo. Ma è vero che Bonelli si è ispirato a te? No. Come te? Questo cappello. Io sono venuto dopo. E perché Tex è nato nel 48, nel 49. Ma sì, quelli lunghi, no? Sì, quelli lunghi, sì. A striscia. Va bene. Quindi tu ce l'hai tutti, Tex. Chi li vuole ammirare, ci sono, stanno qui, ci sta Elvis Presley, 45 giri dal disco nuovo, come si chiama, MP3, come si chiama? Quando si ballava dalla casa di Patalocca, ballavamo pure con Sant'Enunzio. Quindi... Vabbè,
Allora, grazie a Mario, grazie a tutti voi per questa bella serata, a Franco e Mario Mastalozzi, alle signore che hanno dato questo spettacolo bellissimo e a tutti quelli che hanno lavorato la serata, grazie a tutti. Mario, posso pure entrare? No, Mario, è poco. Per strade bravissime. Allora, siccome sono stati ringraziati Mario Massarotti, Franco Narducci, io ringrazio Giustino Parisse e ringrazio tutti gli amici che sono qui presenti, da il Brancadoro che sono venuti da Roma, a chi mi ha aiutato in questa realizzazione della manifestazione. Un ringraziamento a tutti, e dopo l'esibizione ci sarà il rinfresco. Dopo l'esibizione, allora, adesso la musica, dai. Allora, scusate, in questo ambiente così ovattato, dove abbiamo fatto grosso, dove abbiamo cresciuto, anche se abbiamo fatto grosso a quella parte, ho scelto, non casualmente, ma forse casualmente, tre incisi, tre pezzetti di tre canzoni dell'epoca. Sono l'unica cosa che sono con un sax antichissimo del 22, quindi tra i primi sax fabbricati, non insomma in assoluto, quindi ha delle chiavi, si chiamano, dei bottoni, i quali non sono stati riusciti ad accordare perfettamente, a intonare, per cui se c'è qualche stonatura, lasciate perdere, non me ne importa niente.
contesto, ripeto, un saluto a chi non c'è più.